questa discussione, alla problematica che chiaramente riguarda il territorio, riguarda solo Stalaggero, Cariano e quant'altro, però dovremmo cercare un po' di prendere l'abitudine un po' di inserire, cercare di far inserire elementi che nel percorso di questa diciamo vicenda, io li ho visto tutti con le persone per cui non mi ho sentito dire, molto volte ci sfugge un elemento basilare, ed ecco da dove derivano queste difficoltà a far capire chi già secondo me già sa che sarebbero le autorità competenti, le cose che noi tecniche anche, che spesso diciamo poi come dire competono ai tecnici da definire e da capire, e che portano a una serie di contraddizioni. Cioè ovviamente che vorrei non sfuggisse a nessuno di noi è che su questa problematica, l'abbiamo più volte rimarcato, c'è una posizione della regione che è piuttosto favorevole ad un discorso privatistico che non pubblicistico, anche se ci è stato detto più di una volta, quello del ricorso in autotutela ci è stato suggerito, ci è stato dettato, ci avevano detto che l'avrebbero preso per l'avrebbero acquisito il giorno dopo, salvo che poi ce l'hanno rigettato. Allora, noi abbiamo riscontrato, e questo è l'elemento diciamo per dire che si lega anche ad una problematica più generale che è quella della gestione dei rifiuti in Calabria, è che i vari commissariamenti che sono succeduti finora, molto probabilmente conniventi con la politica di un certo livello, hanno condotto la Calabria ad affidare lo smaltimento dei rifiuti in unica discarica principale, che è quella di Pianopoli, che dall'ultimo commissario, prima che avessi visito, è stato autorizzato a lavorare 24 ore su 24, notte e giorno festivo, compresa Natale e Capodanno. Attualmente la regione Calabria, stranamente, con tutti i commissariamenti, ecco perché dobbiamo prendere atto di questa, la difficoltà che secondo me noi incontriamo politicamente come associazione a far capire che l'ha già capito. Noi non abbiamo trovato difficoltà, non abbiamo trovato nessuna difficoltà, siamo andati con te qua. E se dobbiamo il protocollo, se uno mi viene a dire io non vedo l'autorità regionale, non vedo una strada, guarda la strada, non posso capire più terreno, ma la strada è un bene inaminabile di cui non può essere ignorata la presenza della regione. Allora basta pensare, per esempio, che ci sono elementi ostativi anche da questa nostra azione di forza raggiunga l'obiettivo e la difficoltà, non la difficoltà, la, come dire, la posizione della regione di intervenire con violenza, la scelta. Perché noi l'abbiamo riscontrato, c'è una lente che ci ha detto il commissario di fronte al prefetto, non si è sentito niente in casa. Attualmente la Calabria, quando riguarda lo smaltimento dei rifiuti, è in modo quasi esclusivo fondato sulla discarica di Pianopoli, che lavora notte e giorno, che dicevo notte, Natale, Capodanno, che fanno la tua illuminazione. Poi c'è quella di Viale di Catanzaro, che dovrebbe servire solo una parte, quella di Rossano è sequestrata e quindi non funziona, e la regione a non voler capire e a non voler intervenire. Da qui ad aprile, appena cominciamo a uscire il sole, già si sta verificando, noi saremo in piena emergenza dei rifiuti. Già ci siamo. E lo faranno apposta. Lo faranno apposta per, come dire, forzare la mano affinché questo, che potrebbe essere uno sfogo, perché il commissario di sito ce l'ha detto, quando noi gli abbiamo chiesto ci faccio usare Santa Cicare per dirci dalla cieve, e ci ha detto, no, io sono stato che ci hanno accompagnato effettivamente, però se entrerà in funzione, poi vedremo, può darsi che lo utilizzeremo. Allora, cioè noi non stiamo soltanto ragionando in termini di carte, di cose che per noi sono acquisite e che sono certe, su cui secondo me ognuno di noi sarebbe gente dovuto per dire non è possibile. Noi stiamo lavorando per convincere altre autorità che hanno il potere di controllo e che non si vogliono convincerlo. Questa è la verità. E questo è, chiudo qui la cosa. Al di là degli aspetti tecnici che secondo me con un confronto si possono integrare, chiarire e risolvere, dobbiamo cercare di essere uniti, perché credete, io almeno non ho visto che c'è un interesse particolare
di scalacero piuttosto di intervento della scarica piuttosto di quella, cioè siamo tutti uniti a cercare di evitare che la regione, che finora non ci ha voluto sentire, finalmente decida di prendere atto che queste carte sono incomputabili e che vanno rigettate. Quello che diceva il sindaco, se al sindaco lo denunciano perché rilascia una concessione edilizia, se non acquisisce il titolo di proprietà, e poi viene detto che è un organismo regionale che è superiore al comune, che non gliene frega niente il titolo di proprietà di un terreno. A procura pubblica voi stesso l'avete detto, ad un certo punto io ti faccio una denuncia, e stranamente si cerca poi di... Anche l'AIA si rilascia salvo diritti di terzi. Anche l'AIA è rilasciata salvo... No, 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 ma salvo diritti di terzi, però tu devi dimostrare che sei proprietario di terzi. Ma anche il comune venga, salvo... Per iscritto che doveva dotarsi delle concessioni sul terreno demaniale, l'AIA lo sapeva, nonostante questo l'hanno rilasciato lo stesso. Quindi a prescindere dal sapere o non sapere... Facciamo concludere io prendo atto sinceramente e mi rendo conto che è come se fosse una questione, diciamo, come dire, tra una attività meritoria, ci mancherebbe altro, ma no, motivo per dire che non è così, di una società civile che ha la sensibilità di proporsi anche con ricorsi e attività legale, l'ho detto nel commento, ma sembrerebbe quasi che però da quest'altra parte ci siano delle persone che in effetti come se fossero delle contrapartite, anche perché poi bisognerebbe rispettare anche quelle che sono le proprie competenze. Vi faccio un esempio, parlo di me, sindaco di Taravello, dove la presenza della cosa non credo che possa fare un'ordinanza, o piuttosto su usi di scalacere, la legge gli dice che anche la competenza non ce l'ha perché ce l'ha l'ufficio, noi dobbiamo prendere pure atto, se no gli veramente facciamo tutta una confusione. Io direi fermo è stata tutta questa carta, meritoria è stata la vostra presenza, io sono convinto che qualcosa si sta muovendo, perché ci è stato detto, poi concludo veramente, nella sede diciamo istituzionale ci è stato detto che queste cose qua diventano, diciamo, come dire, una lente di forza per le autorità, laddove si rendono conto che l'opinione pubblica è assente. Laddove invece l'opinione pubblica in tutte le sue vesti, in tutti i suoi aspetti è presente, è forte, come in questo caso, le autorità prendono atto che c'è un territorio che al suo complesso è contrario e quindi non ne può non tener conto. Finora hanno giocato su queste contrapposizioni, su questo il commentato è contro i sindaci. Ma è chiaro, non lo sapevo, che sulla stampa. La sintesi è, ripeto, l'azione delle vostre attività, quelle della società civile organizzata e anche dei cittadini in genere, diventa un elemento di supporto alle istituzioni che vi rappresentano, che rappresentano questo territorio, e che deve essere percepita da chi deve leggere le carte, perché tu gliene puoi portare una tonnellata di carte, ma se no non le vuole leggere. Io mi ricordo, e chiudo, quando ad un certo soggetto gli abbiamo detto, ma scusate una seconda, ma perché a Rabbiego gli avete scritto e gli avete detto fateci sapere le vostre contraddizioni alla scala genere, non alla comune scala genere non l'avete fatto sapere? Sapete cosa ci ha risposto? Cosa veramente da? Ma perché la 241 riguarda soltanto le attività tra i privati, la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione? Veramente siamo, cioè un funzionario regionale che ti dice così a 20 sindaci che eravamo lì. Questo significa veramente calpestare quella che è la capacità di autorità, anche di chi in quel momento è rappresentato. Sono state dette, scusate il paziente, sono state dette queste cose, cari ragazzi, nel senso buono. Ragazzi, non è verità. No, ragazzi, a tutti, nel senso che è un ciclo lo rispetto per dire, se ci troviamo di fronte a questa marasma di soggetti che non so per quale motivo, oggi c'è una data e domani mattina non c'è, domani mattina te la mettono. Vuol dire che noi purtroppo dobbiamo combattere anche con una... Questo lo sappiamo. Questo noi lo... E allora cerchiamo da domani mattina sintetizzare quali sono le problematiche che sono emerse, in una sinergia vedere come farle portare l'attenzione, e noi siamo insieme a voi lì anche quando si già tratta di fare troppo forte. Sintesi qua, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.
capire se c'erano lavori, anzi, là loro non si capisce. Scusate un attimo, andiamo con ordine. Sì. Aveva chiesto la parola. Il problema deve essere una banalità, spesso per la pubblica amministrazione e la popolazione ci vogliono mesi. E sono